Carissimi confratelli e consorelle delle confraternite della Confederazione delle Diocesi Italiane, questo Natale è il Natale della pandemia, della crisi sanitaria, economica e sociale che ha colpito ciecamente il mondo intero ed ha avuto come conseguenze la mancanza di speranza, il ripiegamento su se stessi, l'incertezza per il futuro e la diffidenza del prossimo. La festa del Natale di Gesù è la festa della manifestazione della bontà di Dio. È come scrive San Paolo a Tito della sua filantropia, cioè del suo amore per l'uomo. Dunque, non un appello alla buona volontà degli uomini, ma l'annuncio della buona volontà di Dio, della sua benevolenza per gli uomini. Nella nuova versione dell'inno angelico della Messa, ripreso dal Vangelo di Luca, cantiamo: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Dall'esperienza della carità di Dio, che dal ricco che era si è fatto povero, deriva il nostro impegno di carità verso il prossimo ed in particolare verso i poveri e gli ultimi. La pandemia, facendoci scoprire le nostre false sicurezze e la nostra incapacità di vivere insieme, tuttavia ci aiuta a comprendere che abbiamo bisogno gli uni degli altri, di una compagnia di fratelli e sorelle e soprattutto di qualcuno che dia un senso profondo alla nostra vita. Di anno in anno la liturgia ci chiede di ricominciare, di ripercorrere le tappe della storia della salvezza, di ripartire dalla sequela di Gesù, perché nulla uccide l'amore più dell'abitudine, nulla ci distoglie dalla fede più della pigrizia spirituale e di una religiosità disincarnata dalla vita reale. La pietà popolare che si esprime nelle tradizioni natalizie proprie delle nostre comunità sgorga dal mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Il Natale, che ci presenta Dio che si rende visibile in un bambino nato da una donna, non è un evento del passato, ma un mistero che si è reso presente nella storia e che continua. È l'annunzio della nascita di un uomo nuovo, che è venuto a ricostruire un mondo nuovo, dove c'è spazio per tutto ciò che è autenticamente umano, per la santità quotidiana che ci dà la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni. L'attesa di una novità radicale e definitiva in una situazione di oppressione e di affanno, descritta dal profeta Isaia tanti secoli fa, è anche la condizione di ciascuno di noi, delle nostre comunità. Gesù bambino ci porta il sorriso di Dio, venuto a partecipare alle nostre piccole gioie e ad asciugare le nostre lacrime. Quel sorriso è la più grande energia per ricominciare a costruire una società a misura d'uomo, aperta al futuro, perché conforme al disegno di Dio. Ognuno di noi, dopo aver sperimentato la gioia dell'incontro con Gesù nelle nostre confraternite, per rendere credibile il mistero del Natale, è chiamato a testimoniare la sua fede vivificata dall'amore con concrete azioni di misericordia a servizio delle persone più bisognose. La liturgia del Natale prevede, oltre alla messa vespertina della vigilia, le tre messe, ognuna con letture proprie, nella notte, all'aurora e nel giorno. Il dato importante per la celebrazione della notte è che si celebri quando è buio, per rendere evidente il senso simbolico della festa che celebra Cristo, luce del mondo, che squarcia le tenebre della notte. Nel silenzio della notte ascolteremo la voce dell'angelo che porterà la notizia attesa da sempre. Vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Dio si manifesta ai pastori che vanno a trovarlo in un bambino, avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia.
lo guardano. I suoi occhi sono gli occhi di Dio, la sua fame è la fame di Dio, il suo sorriso è il sorriso di Dio, le sue mani sono le mani di Dio. Se ci lasciamo raggiungere da questo messaggio, anche noi, come i pastori e i magi, veniamo investiti da una grande gioia che ci fa superare le nostre paure e ci dà la certezza che anche il dolore più atroce può diventare il luogo dell'amore e anche l'abisso della nostra miseria può accogliere la misericordia e anche la disperazione più nera può tramutarsi nella speranza più ardita. Nel Natale Dio ci viene incontro come l'Emanuele, il Dio con noi, nel quale sono concentrate tutte le energie della vita, tutta la luce di cui il nostro mondo oscurato dal male ha bisogno, tutta la grazia che vince il nostro egoismo, tutta la verità su Dio e sull'uomo che smaschera le nostre mistificazioni e menzogne. Nel prologo del Vangelo di San Giovanni, che ascolteremo nella messa del giorno, tutta la pienezza del disegno divino della salvezza irrompe nel tempo attraverso il Verbo di Dio che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, come luce, come vita, come verità e grazia. Colui che sembrava essere il Dio onnipotente, creatore e signore dell'universo, Dio della storia e degli eserciti, Dio immortale, si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Il Signore squarcia le tenebre in cui camminiamo e fa sorgere una grande luce che ci riempie di speranza. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Il Vangelo però ci dà anche una notizia drammatica. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe, i suoi non l'hanno accolto. Benché il mondo non abbia accolto il Figlio di Dio, alcuni l'hanno ricevuto e sono diventati creature nuove, nati non dal sangue o dalla carne, ma dal volere di Dio. Sono diventati figli, riflessi del Figlio di Dio. Tra questi ci siamo noi. Il Natale deve farci sentire più fratelli, al di là dei legami della carne e del sangue. Deve far crescere questa fraternità nuova fra noi, che deve estendersi ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro pianeta. Dal Natale dobbiamo imparare che cosa significhi misericordia e accoglienza, secondo lo stile di Gesù. In questo Natale siamo chiamati a farci prossimi degli altri, chiunque egli sia, da qualsiasi parte arrivi, qualsiasi problema porti, qualsiasi sia la sua difficoltà. Lo scrittore Giovanni Papini così si esprimeva a proposito del Natale. Anche se Cristo nascesse 1.000 o 10.000 volte a Betlemme, a nulla ti gioverà se non nasce almeno una volta nel tuo cuore. Il Natale è la festa della pace e della speranza. Tutti abbiamo bisogno della speranza che viene a noi dal mistero del Natale di Gesù. Noi cristiani guardiamo al futuro senza timore, perché le radici della nostra speranza affondano nel cuore stesso di Dio. Ognuno di noi, dopo aver sperimentato la gioia di aver incontrato Gesù nelle nostre confraternite, per rendere credibile il mistero del Natale, è chiamato ad essere annunciatore di questa bella notizia a tutti, testimoniando il suo amore con concrete opere di misericordia a servizio delle sorelle e dei fratelli più bisognosi. Il Natale fonda la mistica della fraternità perché ci dà la certezza e la gioia che Dio è con noi e noi siamo con Lui. Tutti figli dello stesso Padre, tutti fratelli e sorelle fra di noi, perché fratelli e sorelle di quel bambino figlio di Dio e della Vergine Maria che ci genera a una novità di vita e ci apre alla speranza. L'augurio che rivolgo a tutti i membri delle nostre confraternite è quello che ognuno accolga
con una grande fede Gesù Cristo nel suo cuore e lo riconosca presente soprattutto nei piccoli e nei poveri, per essere costruttori di un mondo nuovo nel quale regni la giustizia, la solidarietà e la fraternità. Buon Natale a tutti voi, al Consiglio Direttivo, ai delegati regionali e agli assistenti ecclesiastici che ringrazio per le meditazioni che ci offrono durante questo periodo di Avvento e di Natale.